Rosario breve del malato con Giovanni Paolo II. Il dolore e la malattia fanno parte del mistero dell'uomo sulla terra. Certo, è giusto lottare contro la malattia perché la salute è un dono di Dio, ma è importante anche saper leggere il disegno di Dio quando la sofferenza bussa alla nostra porta. La chiave di tale lettura è costituita dalla croce di Cristo. Il Verbo incarnato si è fatto incontro alla nostra debolezza assumendola su di sé nel mistero della croce. Da allora ogni sofferenza ha acquistato una possibilità di senso che la rende singolarmente preziosa. Cristo sia la porta per voi, cari ammalati, chiamati in questo momento a sostenere una croce più pesante. Guardate a Maria con piena fiducia e filiale abbandono. Essa vi guarda con occhio particolare, vi sorride con tenerezza materna, vi segue con sollecita cura. Vi assista e protegga sempre questa madre dolcissima. Noi la preghiamo per voi, perché vi sia vicina, vi conforti, vi dia pace e porti a compimento in voi, per il bene della Chiesa, per la diffusione del Vangelo, per la pace del mondo, quel disegno di grazia e di amore che più strettamente vi unisce e configura a Cristo Gesù. Primo mistero: Gesù inaugura la sua predicazione guarendo i malati. Nella sua attività messianica in mezzo a Israele, Cristo si è avvicinato incessantemente al mondo dell'umana sofferenza. Passò facendo del bene e questo suo operare riguardava prima di tutto i sofferenti e coloro che attendevano aiuto. Egli guariva gli ammalati, consolava gli afflitti, nutriva gli affamati, liberava gli uomini dalla sordità, dalla cecità, dalla lebbra, dal demonio e da diverse minorazioni fisiche. 3 volte restituì ai morti la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te, rimani con noi, sostienici nel nostro cammino. In te noi crediamo, in te speriamo, perché tu solo hai parole di vita eterna. Amen. Secondo mistero: Gesù offre la sua salvezza. Gesù era sensibile a ogni umana sofferenza e al tempo stesso ammaestrava, ponendo al centro del suo insegnamento le 8 beatitudini, che sono indirizzate agli uomini provati da svariate sofferenze nella vita temporale. Essi sono i poveri in spirito e gli afflitti, e quelli che hanno fame e sete della giustizia, e i perseguitati per causa della giustizia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, rivelaci il senso salvifico della sofferenza, perché possiamo trovare nella tua sofferenza la pace interiore e la gioia spirituale. Amen. Terzo mistero: Gesù ascolta ed esaudisce chi crede in lui.
Nel programma messianico di Cristo, che è insieme il programma del regno di Dio, la sofferenza è presente nel mondo per sprigionare amore, per far nascere opere di amore verso il prossimo, per trasformare tutta la civiltà umana nella civiltà dell'amore. In questo amore, il significato salvifico della sofferenza si realizza fino in fondo e raggiunge la sua dimensione definitiva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, concedici pazienza, serenità e coraggio, donaci di vivere una carità gioiosa. Amen. Quarto mistero. Sulla croce Gesù assume le sofferenze di ogni tempo. Nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta. L'uomo, scoprendo mediante la fede la sofferenza redentrice di Cristo, insieme scopre in essa le proprie sofferenze, le ritrova mediante la fede, arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo significato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, rafforza la nostra fede e donaci la forza di accettare questo momento di prova come tempo di grazia che invita a unirsi con amore più intenso al mistero salvifico di Cristo. Amen. Quinto mistero. Gesù invia i discepoli ad annunciare la buona novella e a guarire i malati. La sofferenza, presente sotto tante forme diverse nel nostro mondo umano, vi sia presente anche per sprigionare nell'uomo l'amore, proprio quel dono disinteressato del proprio io in favore degli altri uomini, degli uomini sofferenti. Il mondo dell'umana sofferenza invoca, per così dire, senza sosta, un altro mondo, quello dell'amore umano, e quell'amore disinteressato che si desta nel suo cuore e nelle sue opere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, insegnaci parole e gesti di amore per testimoniare i veri valori che rimangono per sempre, perché iscritti nel cuore di ogni persona. Amen. A te, Vergine Maria, fiduciosi, volgiamo il nostro sguardo. Alla tua tenerezza di madre affidiamo le lacrime, i sospiri e le speranze di tutti i malati.
Sulle loro ferite scenda benefico il balsamo della consolazione e della speranza. Unito a quello di Cristo, il loro dolore si trasformi in strumento di redenzione. Il tuo esempio ci guidi a fare della nostra esistenza una continua lode all'amore di Dio. Rendici attenti ai bisogni degli altri, solleciti nel portare aiuto a chi soffre, capaci di accompagnare chi è solo, costruttori di speranza dove si consumano i drammi dell'uomo. In ogni tappa gioiosa o triste del nostro cammino, con affetto di madre, mostraci il tuo figlio Gesù, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.